Abbiamo pensato, visto che questo territorio è stato molto colpito, di dare il nostro piccolo contributo e di cercare di realizzare un prodotto che fosse idoneo alla disinfezione delle mani. Gli altri da vedere. Prima io non riesco a capire, è urgentissimo, dopo non vedo. Ti dirò che quando la direzione ha annunciato alla produzione che avremmo dato anche noi il nostro contributo, ognuno di noi poteva dare il proprio contributo, chi dall'ideazione della ricetta, chi l'ha miscelata, chi l'ha imbottigliata, chi l'ha spedita, le persone l'hanno presa molto bene, erano proprio desiderose di venire a lavorare. Abbiamo cercato di dare il nostro piccolo contributo per questo territorio, visto che molti dei nostri operatori appunto sono originari di questa zona e soprattutto sono stati toccati personalmente da questa emergenza con perdite, lutti e problematiche varie legate a questo virus, insomma. Di solito si pensa che ad aiutare un territorio siano gli altri, sarebbe più facile, però la terra dove noi lavoriamo non è così, sono abituati a rimboccarsi le maniche e aiutarsi per primi. Bergamo è una terra particolare. È una terra abituata a risolvere le problematiche, a non girarci attorno. Quindi la presa di petto e sono sicuro che con la tenacia e la caparbietà della popolazione questo problema prima o poi verrà sconfitto.